Ciao a tutti, vi sarete accorti che questo è un video che avevo già caricato, ma purtroppo quei pezzentacci della Shueisha hanno deciso di buttarmi giù il video, dandomi anche un copyright strike, dicendomi che probabilmente se ne faccio altri il mio canale verrà chiuso. Credo, perché non c'è uno straccio di spiegazioni, ovviamente come sempre, per quanto riguarda questi avvertimenti da parte di YouTube, per aver utilizzato delle immagini dell'anime e quindi spero nel frattempo di aver trovato delle altre soluzioni, magari mettendo solamente tavole del manga, per poterlo ricaricare e quindi rieccovi il video su Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Non sono sicuramente moltissimi gli shonen di cui parlo sul canale, ma fortunatamente escono ancora manga per ragazzi capaci di attirare, non poco in casi come questo, la mia attenzione. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Kiryu 1984. Oggi vi parlo di Kimetsu no Yaiba, conosciuto in occidente come Demon Slayer, manga creato da Koyoharu Gotouge, autore o autrice, dato che il sesso del mangaka in questione è sconosciuto al momento, al debutto su una serie lunga pubblicato in patria sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueisha a partire dal 15 febbraio 2016 e in Italia da edizioni Star Comics dall'aprile 2019. Nonostante la morte del padre, Tanjiro ed il resto della sua famiglia hanno trovato uno stato di serenità. Il ragazzo si dà immensamente da fare per provvedere al benessere delle sue sorelle e della madre. Durante una giornata di tempo burrascoso è costretto ad allontanarsi per andare a vendere il carbone in città. E dal suo ritorno trova la tragedia che darà il via all'avventura raccontata in quest'opera. La sua famiglia è stata infatti brutalmente sterminata, ad eccezione della sua sorellina Nezuko, che però pare essersi trasformata in un demone. La leggenda di questi luoghi narra infatti che dei demoni mangiauomini si aggirino di notte per le foreste e che al contempo vi siano degli uccisori di demoni pronti a cacciare queste temibili creature infernali. Il ragazzo ovviamente collega subito le cose e decide di scappare con la sorella, senza sapere che, qualora lei si dovesse svegliare, teoricamente lo attaccherebbe subito. Effettivamente la ragazza, non appena si riprende, lo attacca, ma lo fa piangendo, come se in lei fosse rimasta ancora una parvenza di umanità. Proprio mentre viene attaccato da Nezuko, Tanjiro viene salvato da un misterioso ragazzo, che in quell'occasione gli offrirà anche la possibilità di vendicare la sua famiglia. Inizialmente Giyu Tomiyoka, questo è il nome del suo salvatore, cerca di mettere in guardia Tanjiro su sua sorella, dicendogli che in nessun modo potrà conservare la sua umanità, specialmente quando messa alle strette. Il susseguirsi degli eventi però gli farà cambiare idea, facendogli pensare che probabilmente lei sia l'eccezione che conferma la regola, secondo la quale è impossibile conservare la propria umanità dopo essere stati trasformati in demone. Nezuko, infatti, sorprendentemente difende suo fratello, una cosa a cui Giyu non aveva mai assistito prima, e decide di dare un'opportunità d'oro a Tanjiro, al quale dice di andare a trovare Sakonji Urokodaki, un anziano maestro che vive alle pendici di un monte. Tanjiro si mette così in viaggio con la sua sorellina e incontra il maestro Urokodaki, proprio quando ha appena terminato uno scontro. Inizialmente il maestro penserà che Tanjiro non sia affatto adatto a diventare un ammazzademoni, in quanto lo vede farsi prendere dalle remore quando deve finire un demone con cui si era appena scontrato. Superato questo scoglio iniziale, per Tanjiro inizierà un duro allenamento, che lo porterà ad un torneo per decidere se sia degno oppure no di essere un ammazzademoni, e se riuscirà ad acquisire le tecniche che gli serviranno a vendicare la sua famiglia. Se la storia fin qui presentata può risultare poco originale e legata ad un tipico canovaccio shonen, con allenamenti, tornei e combattimenti all'ultimo sangue, ciò che ho apprezzato maggiormente è come tutto ciò venga reso con una sensibilità del tutto particolare e abbastanza nuova, soprattutto nei confini del target shonen. Tanjiro è sì un ragazzino adolescente, ma mostra spesso una sensibilità ed una tempra più mature, ed in generale l'opera in sé offre momenti di cupidigia e di riflessione sulle questioni più antiche del mondo, come l'interrogarsi su ciò che sia bene e ciò che sia male. Rappresentative in questo caso le scene in cui Tanjiro esita ad inferire sui demoni, nonostante la loro stirpe sia responsabile di averli portato via tutti i suoi cari. Nessun personaggio, per quanto marginale, avrà una caratterizzazione abbozzata, come succede invece in altre opere mainstream, dal più serio e taciturno al più scherzoso,
tutti avranno particolari caratteristiche e motivazioni che li spingono a combattere, sul campo di battaglia e nella vita di tutti i giorni. I primi capitoli dell'opera saranno abbastanza seriosi, ma l'atmosfera verrà leggermente stemperata dopo qualche volume, grazie in particolare all'entrata in scena di alcuni personaggi più demenziali. Lo stile di disegno di Demon Slayer mi ha colpito sin da subito, è saldamente legato al tradizionale, nella tecnica come nello spirito, ma allo stesso tempo esprime tutta la sua modernità nella realizzazione dei personaggi, tutti a loro modo stilosi e pieni di particolari riconoscibili. Si pensi ad esempio ai caratteristici orecchini di Tanjiro. Il contorno dei personaggi è spigoloso e dal tratto ben marcato. Gli scontri, che già dal primo volume saranno presenti ed aumenteranno esponenzialmente dal secondo e dal terzo, sono dinamici, rumorosi ed estremamente fisici, ma al contempo incredibilmente illustrati in modo chiaro, pulito e ben leggibile, cosa che non sempre riesce ad un autore, in special modo ad uno agli esordi. L'opera, che in patria ha un grande successo sin da subito, prende definitivamente il volo negli indici di gradimento, raggiungendo ben 10 milioni di copie vendute, in particolar modo dopo l'uscita dell'ottima trasposizione animata del 2019, curata dal team Ufotable, studio coinvolto nella realizzazione di altri anime di successo, come la serie di Fate. Il cartone animato è, tecnicamente, senza alcun dubbio, uno tra i meglio realizzati negli ultimi anni, che non si sono certamente contraddistinti per un numero elevato di anime eccelsi. Il comparto grafico è eccezionale, nella parte tradizionale come nelle poco invasive sezioni in CGI. Computer grafica che viene appunto dosata con il contagocce, almeno nei primi episodi, gli unici che ho visto al momento per evitare di spoilerarmi il manga, ma che da quel che ho capito sarà così per tutti i 26 episodi, che mantengono la stessa qualità sino alla fine. In particolare sono una gioia per gli occhi le splendide animazioni realizzate per gli scontri, che danno una marcia in più a quelle già ottime del manga e riescono ad enfatizzare benissimo gli splendidi colpi speciali dei protagonisti. In alcuni di questi vediamo un sapiente mix di disegno tradizionale di ispirazione ukiyo-e, una fra le più antiche arti pittoriche del Sol Levante, di cui vi ho parlato nel primo episodio della storia del manga, e la computer grafica, sempre utilizzata sapientemente. Personalmente, credo che Kimetsu no Yaiba Demon Slayer sia una delle opere shonen più riuscite degli ultimi tempi, che ha avuto la fortuna di avere una serie animata ottimamente realizzata, a trainare ancora di più il successo che stava comunque già crescendo esponenzialmente anche solo con la pubblicazione del manga su Jump, e potrebbe arrivare con buone probabilità ad essere una delle serie simbolo di questo decennio, tra le big del settimanale di manga più venduto in terra nipponica. Questo sembra venir confermato anche dai tantissimi cosplayer che interpretano personaggi di Demon Slayer sia in madrepatria che in Europa, come visto anche quest'anno a Lucca Comics and Games. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate con le vostre impressioni e condividetelo con i vostri amici. Se non volete perdervi i prossimi video, iscrivetevi al canale assicurandovi di cliccare sull'icona della campanellina, in modo da essere avvisati all'uscita di ogni nuovo contenuto. Vi ricordo che acquistando Demon Slayer o qualsiasi altro fumetto e non solo, dal link qui sotto in descrizione, aiuterete il canale grazie alla mia affiliazione Amazon. Aprite il box informazioni qui sotto per tutte le informazioni utili e noi ci vediamo alla prossima!